Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti alla diretta che anticipa il telegiornale delle 13:20. Siamo collegati via Skype con la nostra collega, la nostra amica Sara Del Sale. Buongiorno Sara, grazie per essere Buongiorno. in collegamento con noi da Lignano, se non mi sbaglio. Sì. Ok, allora con Sara Del Sale cominciamo una piccola ricognizione che proseguirà anche la prossima, venerdì prossimo, per cercare un pochettino di capire come sta andando questa ripartenza degli spettacoli dal vivo. Oggi parliamo specificatamente di teatro. Venerdì chiuderemo con Daniele Terzoli del Cinema Ariston per capire un pochettino come vanno le cose per quanto riguarda il cinema. Intanto oggi Sara, questa sera, prima alla Scala, ed è sempre un momento molto, molto particolare, no? Quello della prima della Scala. Beh, direi di sì, perché tutto sommato è il salotto buono dell'Italia. Verrà praticamente trasmessa in tutta Europa, si può vedere dal Portogallo alla Germania, ovunque, e chi in diretta, chi in collegamento, poi in differita, e avremo la possibilità, insomma, di seguirla davvero in tanti. Noi in Italia, come sempre, insomma, i fortunati andranno a teatro. Gli altri aspetteranno di vederla in televisione. Va detto che è uno di quegli appuntamenti che oramai si stanno consolidando e infatti Sì. hanno confermato tutto, in un certo senso, i principali nomi del cast artistico. Ci sta che il direttore d'orchestra sia Shelley, e questo è, insomma, è il direttore della Scala. Però dall'altro lato è confermato Luca Salsi, che sarà nel ruolo del titolo, ovvero, come lo chiama Verdi, Macbetto, perché sai che c'è questo problema con l'opera che si chiamano Macbetto e Macduffo, e io rido perché Sì, poi sai, sappiamo questo anche, no, che delle volte i libretti, è per in quanto riguarda, italiano. è qualcosa di abbastanza. Però, insomma. Lady Macbeth invece sai che è Anna Netrebko, quindi ancora una volta proprio vengono confermati i grandi nomi, i grandi cantanti. C'è già qualche polemica, sentivo oggi, però insomma è innescata da Filippo Facci, che è uno che ama innescare polemiche anche dove non ci sono, sulla messa in scena, perché sembra che il regista, che è Livermore, opti per una messa in scena piuttosto moderna, se ho letto bene. Ma allora, quello che ti dico io è a me Livermore non piace molto, perché in realtà le sue regie, che di solito dovrebbero essere innovative e moderne, io le trovo particolarmente antiche. Amo qualcosa di ancora un po' più avanti, per cui sì, lì proprio è ancora molto tradizionale dal mio punto di vista Livermore. Più che altro, tu essendo abituata anche a frequentare i palcoscenici, anzi le platee per essere più corretto, È meglio. sì, le platee austriache e tedesche, probabilmente, ecco, quando si parla di innovazione anche spericolata in qualche modo. Guarda, ti dirò che in realtà basta andare a Venezia, perché Ho capito. la Fenice usa molto spesso registi come Carsen o Damiano Micheletto, che sono assolutamente innovativi, raccontano la storia per quella che è, però dall'altro lato riescono a regalare, in un certo senso, un intrattenimento molto importante al pubblico, per cui non è mai banale. Infatti l'ultimo Macbeth che io ho visto era proprio firmato da Damiano Micheletto alla Fenice, e sarà dura riuscire a batterlo, credo. Allora, senti Sara, detto della Scala, incominciamo a parlare un pochettino anche di come sta andando questa ripresa dello spettacolo dal vivo. Io l'abbiamo detto già, prendiamolo come punto di partenza, nel senso, se da un lato è vero che la gente ha fame di spettacolo dal vivo, questo è evidente, e alcuni numeri lo dimostrano. Ti chiedevo proprio quello che hai colto tu in questi primi 2 mesi, diciamo così, di ripresa. Cosa ti sembra? Quali sono i segnali
potrebbero essere utili anche per capire come andremo avanti, indipendentemente poi dai colori, perché questo è un altro discorso. Allora, credo che si stia verificando quello di cui avevamo parlato l'ultima volta che ci siamo incontrati nel tuo salotto, lì a Tele4, e in un certo senso che alle persone interessi andare a vedere delle cose che sono belle, hanno un forte appeal. Quindi i teatri che hanno fatto una programmazione molto forte da un certo punto di vista, che hanno delle proposte particolarmente accattivanti, stanno ottenendo quello che speravano, mentre i teatri che magari hanno delle proposte più deboli hanno meno persone in sala, anche se di fatto rimane confermato che è vero, il pubblico è tornato in sala. Qualcuno ha di più, qualcuno ha di meno. Stanno andando molto bene, ad esempio, i concerti anche tipo chamber music o cose del genere, che hanno appunto degli artisti molto particolari. Stanno andando bene, io penso che tu ci sia stato a vedere gli Oblivion, due sere su due, il teatro praticamente pieno. E questo sicuramente è un bellissimo risultato che conferma quanto al pubblico di Trieste, ad esempio, piaccia questa formazione di cinque persone Beh, assolutamente straordinarie. oltretutto non so se ne abbiamo fatto in tempo a discuterne assieme, ma voglio dire, Rhapsody, abbiamo perso un po' il collegamento, adesso vediamo un Sono po' qua, di sì. ripristinarlo. Eccoci qua. Rhapsody è uno spettacolo che testimonia una volta di più la stupefacente capacità vocale di tutti e cinque. Il bis è un esempio di che cosa significa virtuosismo. Capolavoro. Un capo. Sì, assolutamente, assolutamente. C'è un. Infatti io credo che appunto questa sia la soluzione, nel senso che secondo me vedremo tante persone in sala la prossima settimana, quando arriverà Tony Hadley per la prima volta a Trieste e sarà ospite a Rossetti. Tony Hadley, che peraltro ha detto che canterà delle canzoni di Natale oltre alle sue, e ti dirò sinceramente, vedere dal vivo un artista che io, ad esempio, ho già visto con gli Spandau Ballet e anche da solo, ma avere l'idea che mi canti delle canzoni di Natale, uno di quelli che era parte della formazione di Band Aid nel Vero. 1984, quando cantavano Do They Know It's Christmas, e lui aveva proprio la sua linea vocale apposita, beh, sinceramente penso che sia un brivido che vogliamo regalarci in molti. Senti Sara, l'altra settimana, leggendo un'intervista o una considerazione, adesso non mi ricordo esattamente, però c'era l'idea che, per esempio, per quanto riguarda il cinema, ma questo ripeto, ne discuteremo più nello specifico venerdì prossimo, ma l'idea è per quanto riguarda il ritorno al cinema, si scelga con molta, devo dire, cura, mettiamola così, quello che si va a vedere. Cioè non esiste più l'idea andiamo al cinema Tanto per indipendentemente da andare. quello che c'è, quindi si va a vedere 007, si va a vedere, come si chiama, il film della Marvel, eccetera, quello Disney. Meno, ma comunque si va a vedere Clint Eastwood per tutta una serie di ragioni, non c'è più l'idea appunto andiamo al cinema al sabato pomeriggio o al sabato sera. Mutuato nel mondo del teatro, questo non si sta verificando, cioè gli abbonamenti sono ancora come dire, il cuore pulsante dell'attività teatrale per quanto riguarda il pubblico, o noti che c'è qualcosa anche lì che incomincia a modificarsi. Beh, innanzitutto bisogna anche capire come vengono utilizzati. In questo momento noi abbiamo ad esempio il Teatro Verdi e il Teatro Rossetti che hanno adottato delle politiche in un certo senso di recupero di posti, di abbonamenti, eccetera. Per cui la campagna abbonamenti è partita in un modo, come dire, quasi in due tempi per il Verdi, e Rossetti invece cosa ha pensato di fare? Ha garantito a coloro che hanno confermato subito a settembre il loro posto in sala, quelli che sono i loro
posti con distanziamento, perché allora si compravano così, mentre tutti quelli che vanno nei posti liberi adesso possono comprarsi il biglietto per andare a vedere una singola replica di uno spettacolo. Quindi già qui c'è una politica diversa, no? Di utilizzo della sala. Ad esempio, questo problema non si pone al Teatro Sloveno, perché al Teatro Sloveno la stagione è stata presentata quando già di fatto era partita la capienza al 100% delle sale. Quindi, per quanto riguarda appunto il ritorno, penso e ti ripeto che dipenda solo ed esclusivamente dalle proposte. Quindi l'abbonamento c'è, molti magari lo hanno sottoscritto anche come atto, perché va detto, ci sono molti triestini che hanno scelto di continuare o di lasciare i soldi di spettacoli che non hanno visto al teatro o alle fondazioni. Quindi di questo sicuramente siamo tutti molto contenti e molto grati, penso, perché è un bel segnale. Dall'altro lato, quello che mi viene da dirti è che appunto ci sarà la possibilità di comprare, ad esempio, i grandi musical a Rosselli. Sono tutti posizionati da fine gennaio in poi, quelli fuori abbonamento. Quindi è proprio pensato affinché una persona scelga, voglio andare a vedere questo o voglio andare a vedere quello. Senti, se posso chiederti, perché ti dovrei chiedere di rendere note delle confidenze, ma insomma niente di clamoroso, però insomma tu sei anche in rapporti di amicizia con parecchi nostri amici che lavorano in teatro, eccetera. Da questo punto di vista, che sensazioni cogli? Sono contenti, sono ancora preoccupati, che tipo, perché io qua, se devo essere sincero, molto spesso li ho anch'io ospiti, ma un po' per una sorta di pudore non faccio proprio la domanda, eccetera, e poi non riesco bene a giudicare quello che possono provare, adesso senza rivelare, eccetera, ma tu cosa capti dalle loro sensazioni, dalle chiacchierate che immagino facciate? C'è una netta distinzione tra coloro che di fatto hanno ripreso a lavorare e quindi stanno cercando di dare il massimo, come hanno sempre fatto, e poi ci sono quelli che in realtà sono ancora in fase di provini, quindi sono fermi da più di 2 anni e adesso stanno cercando di capire che cosa succederà. Perché detto tra noi, Trieste è una città in cui abbiamo la fortuna di vedere tante cose. E ci sono tante proposte, però ci sono dei settori tipo il musical che faticano un pochino a ripartire, perché ci sono troppe persone sul palcoscenico, cioè c'è poco da fare. Quando bisogna muovere 30-35 persone, c'è una questione proprio di sicurezza, di Covid, eccetera, che va tutelata, per cui sono compagini molto più grandi. Ci sono un sacco di provini. Vogliono fare del blonde in Italia, eccetera, ma al momento, ad esempio, molti miei amici sono tutti insieme nella produzione italiana stabile, stanziale a Milano di Pretty Woman. Sono lì, e quindi hanno un ingaggio, lavorano tutti i giorni e si sentono dei miracolati. Piano piano ripartirà Grease, che sarà a Monfalcone, e anche lì il cast è più o meno definito. E sono anche loro sono contenti, però per molti è proprio qualcosa di quasi insperato. In Germania, ad esempio, qualcuno è ripartito, qualcun altro sta preparando dei debutti, ma credo che tutti quanti in giro per il mondo la cosa più emozionante sia rivedere il primo giorno in cui tornano insieme a fare le prove, perché si vede proprio il fatto di sentirsi rientrare a casa da parte di tutti quanti loro, perché quelli che fanno appunto musical come te sono quelli che in un certo senso stanno patendo di più, perché sono di più, sono tanti e non sono tutelati come quelli dell'opera, perché il coro ha le sue regole, non hanno interferenze con i cantanti, è un altro uso proprio delle persone sul palco, no? È per questo che il musical fa un po' a sé stante. Quelli che fanno prosa, certo, ci sono persone che sono ancora che aspettano che partano delle
produzioni, però nella maggior parte dei casi stanno ripartendo, ecco. Ultimissima domanda, proprio un flash, così anche annunciato. È confermato, mi sembra, per il 23 di dicembre, no? L'arrivo al cinema di West Side Story. Anche Sì? da noi, anche in Italia? Dovrebbe essere Sì, sì, no? sì, no, o forse era l'8 di dicembre, no, forse l'hanno spostato al 23, ma a me sembrava l'8. Sì, 23 è un giovedì ed è il giorno Uscite. delle uscite, per cui Cosa ti potrebbe. aspetti? Ma secondo me certe cose, anche se imperfette, non devono essere toccate. Vedremo, perché in realtà molti stanno dicendo, a quanto leggo, che fosse un remake addirittura quasi necessario. Nel contempo ti posso invitare, visto che a Trieste c'è, è una delle città fortunate in cui al cinema si trova, io sono venuta a vederlo proprio nel weekend, c'è Dear Evan Hansen, che hanno tradotto con Caro Evan Hansen, che è un altro vero e proprio musical molto importante in America. Non è un feel-good musical, quindi una di quelle storie che si va e si ride, è un Sì, bel sì. pugno sullo stomaco, però è un prodotto che secondo me va visto. Sara, dobbiamo chiudere, grazie perché come sempre sei Grazie preziosissima e molto informata. Grazie ancora, buone feste se non ci vediamo. a voi. Anche a te, ciao e tanti auguri a tutti, grazie. Grazie ancora all'amica Sara Del Sale, ci vediamo dopo la pubblicità con il telegiornale delle 13:20. Telespettatori Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. È morta la madre della mamma triestina Novax in gravidanza, ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Verona. L'intera famiglia, che ha rifiutato in massa la vaccinazione, è stata contagiata dal virus. È morta di Covid la madre della Novax triestina in gravidanza, ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Verona. Si tratta della 68enne Mara De Luca Masè. Era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Catinara per le complicazioni conseguenti alla contrazione del virus. Purtroppo per la donna, non vaccinata come la figlia e ricoverata da 20 giorni, non c'è stato più nulla da fare, nonostante gli sforzi messi in atto dallo staff medico. Nel reparto pneumocovid dell'ospedale Giuliano era stato trattato per lo stesso motivo anche il marito. L'intera famiglia, infatti, si è rifiutata di farsi vaccinare. Le condizioni della figlia di 45 anni erano peggiorate velocemente attorno al 20 novembre. Era stata preventivamente trasferita all'ospedale Borgo Trento di Verona, dove i medici hanno fatto ricorso all'ECMO, il dispositivo che permette la circolazione extracorporea al fine di aumentare l'ossigenazione del sangue. Nel veronese, infatti, era già stata trattata con questa terapia una paziente in gravidanza risultata positiva il coronavirus. In questo momento la Novax, che di mestiere fa l'insegnante, è ricoverata in condizioni critiche ma stabili. L'intera famiglia della donna ha contratto il Covid. Il marito, il padre, che ha perso la moglie 68enne, e i due fratelli, entrambi relativamente giovani, tra cui uno ricoverato in condizioni serie. Quest'oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.987 tamponi molecolari sono stati rilevati 388 nuovi contagi. Sono inoltre 24.045 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 117 casi. In tutto dunque i nuovi casi, potete leggere, sono 505. I ricoveri in terapia intensiva sono 28, uno in meno rispetto a ieri. I ricoveri in altri reparti sono 303, due in meno rispetto a ieri. 11, e c'è anche un'impennata in questo senso, dei decessi. Fra i deceduti anche un uomo di 46 anni di Trieste ricoverato in ospedale. E l'incidenza dei contagi a Trieste è stata analizzata questa mattina durante l'appuntamento con Sveglia Trieste dall'epidemiologo Fulvio Zorzut. Vediamo l'estratto della partecipazione di stamane. In una situazione diciamo non ottimale per Friuli Venezia Giulia, la situazione di Trieste è ancora più critica.
L'incidenza dei contagi a Trieste ieri è stata di 696 casi su 100.000 abitanti, a fronte di un dato nazionale di 171 casi. Pur in fase di stabilizzazione su base settimanale, la curva in città e in regione non consente ancora di tirare l'atteso sospiro di sollievo. E il motivo, spiega l'epidemiologo Fulvio Zurzut, è principalmente legato all'alto numero dei ricoveri, sia nelle intensive che negli altri reparti, che al momento in Friuli Venezia Giulia è doppio che nel resto d'Italia, raggiungendo livelli mai toccati in questa quarta ondata del Covid. Pur in presenza di un raffreddamento della curva, però l'altro elemento, gli altri elementi che non consentono un grandissimo ottimismo, i ricoveri in terapia intensiva sono all'8,2% in Italia, contro il 16,6% della nostra regione. Ricordo che al 20% si entra in zona arancione. I ricoveri invece nei reparti ospedalieri normali in Italia è il 10%, nella nostra regione è il 23,9% e al 30% si entra in arancione. Bisogna essere ancora molto prudenti nel fare delle conclusioni. Le ragioni dell'attuale risalita dei contagi, spiega ancora il medico, per tanti anni a capo del reparto di igiene e prevenzione a Trieste, sono da ricercare anche nell'arrivo del clima freddo, ma il caso Trieste deve fare i conti anche con altri fattori. Prima di affrontare il problema delle manifestazioni, che sicuramente hanno dato un contributo, ci sono altre cause. C'è il rilevante problema del pendolarismo transfrontaliero. Un altro elemento è che i tamponi di massa che vengono fatti dai soggetti, diciamo, non vaccinati, di fatto consentono di far perdere tutta una serie di positività al coronavirus nei non vaccinati. Un altro dato è il ritardo nel tracciamento dei casi secondari, c'è irritazione, però vorrei sottolineare che i numeri sono a questi livelli ingestibili. Asugi ricorda intanto in un comunicato la possibilità di ottenere l'esenzione per le visite specialistiche per chi sia guarito dal coronavirus, possibilità che ha valore fino al maggio del 2023. Vediamo meglio nel servizio. Chi guarisce dal coronavirus e viene dimesso a seguito di un ricovero ospedaliero non dovrà pagare le prestazioni di specialistica ambulatoriale per 2 anni. È un diritto garantito dal Servizio Sanitario Nazionale che vale a decorrere dal 25 maggio di quest'anno. Nello specifico, come si legge in una nota emessa da Asugi, l'esenzione viene riconosciuta su richiesta da parte di chi ne ha diritto, previa esibizione della lettera di dimissione ospedaliera da cui risulti il ricovero per diagnosi di coronavirus. La richiesta può essere presentata agli sportelli dell'anagrafe sanitaria e quindi ai servizi amministrativi del distretto di appartenenza, dove l'esenzione sarà registrata nell'anagrafe regionale degli assistiti, così come avviene per le esenzioni per patologia cronica. Al cittadino sarà rilasciata una copia dell'attestato cartaceo di esenzione con il codice CV2123 con scadenza 25 maggio 2023, indipendentemente dalla data di rilascio. In Salotto Azzurro, in municipio, il sindaco di Piazza, l'assessore regionale agli enti locali Roberti e il rettore dell'Università di Lenarda hanno illustrato i contenuti del corso di formazione per la pubblica amministrazione Next Generation. L'obiettivo è formare i lavoratori degli uffici pubblici sulla concreta e tempestiva attuazione delle risorse che arriveranno dal PNRR. Quando parliamo di PNRR parliamo di sfida, una sfida contro il tempo perché sappiamo che i tempi sono molto stretti e una sfida sulle regole perché sappiamo che la legislazione è molto stringente. Il piano per allocare le risorse del PNRR parte dal corso Next Generation per la pubblica amministrazione. Un corso di 13 lezioni online e in presenza da gennaio ad aprile 2022, ogni venerdì dalle 14 alle 18 nella sala Luttazzi del magazzino 26. Una formazione per chi farà richiesta di accedere alle lezioni che abbraccerà molti temi e fornirà ai partecipanti le competenze per attuare gli investimenti e le riforme previste per il PNRR per la pubblica amministrazione. Dall'impatto del Recovery Fund su regioni ed enti locali alle misure di inclusione e coesione sociale, dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione alle competenze territoriali di tutela dell'ambiente, dai servizi al cittadino alla buona amministrazione. Il tutto in collaborazione tra Comune di Trieste, Regione e Università.
Investire non vuol dire soltanto avere i soldi, ma avere la capacità anche di metterli a terra, e in questo avere una formazione adeguata da parte dei vertici amministrativi, dei vari enti coinvolti, sicuramente è un elemento che ci permetterà di realizzare tutte quelle opere che potranno essere finanziate con il piano. Una sfida questa che vede come vero grande obiettivo la valorizzazione e la giusta allocazione delle risorse per il Porto Vecchio e il Porto Nuovo. È l'obiettivo, il Porto Nuovo con 416 milioni e il Porto Vecchio sono gli obiettivi, ma difatti abbiamo Consuega, abbiamo Kipar, abbiamo tutti che stanno già lavorando. Credo che siamo i primi in Italia, abbiamo messo in piedi questa organizzazione perché? Perché l'Europa ci dice che dovete impegnare entro il 26, i denari devono essere spesi, impegnati entro il 23, per cui bisogna correre. E Trieste, insieme con il magnifico rettore, insieme con i professori dell'università, insieme con la regione, sta correndo. Credo che siamo i primi, oggi ci siamo appuntati una bella medaglia al petto. Non dovrebbe esserci il collegamento con la sala operativa della polizia locale? Sì, buongiorno a chi è in linea. Buongiorno Bosazzi, Gurtner. Buongiorno Ispettore Gurtner, come sta? Bene, okay, perfetto. Perfetto. Non la sentivo da un po' di tempo. Cosa ci racconta di questa mattinata? E come sempre ci sono aree nelle quali dobbiamo stare un pochettino più attenti. Cosa ci dice? La mattina diciamo ci sono stati alcuni problemi viabilistici, ma avevo preventivato a chi abita in altipiano di evitare il quadrivio e l'obelisco, per capirsi, per l'asfaltatura. Non è ancora terminata, ho sentito i colleghi alle ore 11, mi hanno detto che la ditta sta lavorando a regime serrato e dovrebbero finire in giornata. E asfaltavano tra l'obelisco, qualche decina di metri un po' più avanti, diciamo su strada Nuova Poropicina, fino alla rotonda del quadrivio della regionale 35, per capirsi. E, però poi insomma i movieri, anche l'opera dei colleghi che sono giunti sul posto nell'orario critico, ha evitato diciamo ulteriori problemi. Ci sono state alcune ovviamente lamentele. Per quanto riguarda la città, c'è un incidente che fino a qualche minuto fa precludeva in Corso Italia il transito sulla corsia centrale, ma vedo che i colleghi della telecamera hanno spostato il mezzo coinvolto, che è un bilico, quindi il problema era questo qua, niente di particolare, un urto laterale da quello che ho capito. E per quanto riguarda la giornata, ricordo solo alle 13.30, quindi teoricamente dovremmo essere già sul posto, lavori agli impianti semaforici di Corso Italia, Largo Riborgo e via Roma, okay, fino alle ore 16. Altre cose non avrei da segnalare. Ispettore, grazie, buona giornata e buon lavoro. Altrettanto a tutti. L'extra doganalità del porto di Trieste è messa in discussione dalla Commissione europea e gli investimenti in atto nel capoluogo giuliano basati proprio su questa prerogativa dello scalo e dell'area retroportuale. Questo è il tema al centro del dibattito al Propeller Club. Quali iniziative urgenti e concrete sono da mettere in campo per tutelare il carattere extradoganale del Porto Franco Internazionale di Trieste? E su questo interrogativo proposto dal presidente del Propeller Club Port of Trieste, il capitano Fabrizio Zerbini, che si sono concentrati gli interventi dei relatori dell'ultimo appuntamento via telematica che andrà in onda su Tele4 stasera, martedì 7 dicembre. La recente lettera del commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni, vissuta da più parti come un mancato riconoscimento dell'Europa delle prerogative storiche del Porto Giuliano, non deve essere vista come uno stop al processo. Questo il leitmotiv della serata. Il presidente dell'autorità portuale, Zeno D'Agostino, ha ribadito in più occasioni come non si tratti di dover emanare alcunché da parte del governo italiano, ma semplicemente riconoscere lo status quo, come di fatto ha già dimostrato di poter fare la commissione competente del Senato. Io devo dire la verità, non mi sono fasciato tanto la testa di fronte alla risposta di Gentiloni. Qui stiamo parlando fondamentalmente di un aspetto di riconoscimento politico del Porto Franco. Politico e un altro elemento invece importante è il riconoscimento anche industriale. Quello che traspare dai documenti invece degli ultimi anni è l'incapacità, l'incompetenza, la non conoscenza del mondo politico nazionale e quindi poi di conseguenza anche
europeo di quello che è il Porto Franco di Trieste. Poi il numero uno dell'Authority ha spiegato come il processo di attrazione d'impresa legato ai punti franchi industriali, ovvero dove la merce può anche essere trasformata, è di fatto già in atto con l'investimento di BAT a San Dorligo della Valle. Sono soggetti importanti, stiamo parlando di British American, non stiamo parlando dei soliti cinesi di cui parla qualcuno. Ecco, e questi signori chiaramente vogliono utilizzare il Porto Franco per quelle che sono le cose che hanno letto, per quelle che sono le cose che secondo loro vanno interpretate in maniera univoca e non in maniera appunto da azzeccagarbugli o quant'altro. Interessante, tra la serie di interventi, la provocazione lanciata dal presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti, che ha proposto di tirare dritto sulla lavorazione delle merci in regime extradoganale, considerando che si tratta di una possibilità già offerta dalla legge in vigore. Allora io diventerei anche provocatorio. Se la legge oggi ci prevede che potremmo fare questo, ci dovrebbe essere un'impresa che si prende l'onere di fare un test e di cominciare a manipolare le merci, a trasformare le merci, ad assemblare le merci oggi con lo stato in essere, per capire poi che tipo di infrazione, che tipo di ammenda potremmo dare incontro. Ecco, e so che è provocatorio. Dallo straordinario terzo posto in classifica dell'Allianz al tiro sulla sirena di Grazulis, che ha visto la vittoria della squadra di Ciani con Trento. Di ciò abbiamo parlato al Caffè dello Sport, ne ha parlato Marco Stabile, con il capitano della Pallacanestro Trieste, Daniele Cavaliero. In questo momento noi siamo terzi con altre 54 squadre, quindi se perdi le prossime due partite sei probabilmente nella seconda riga della classifica. E questo cosa significa? Significa che bisogna stare estremamente concentrati, questa è una cosa che dice sempre Franco, mai fare due errori di fila, mai due partite sbagliate di fila. Se riuscissimo a mantenere la qualità del lavoro settimanale, se la nostra aggressività, la nostra voglia di buttarci su un pallone, la nostra voglia di passarci la palla, di difendere in cinque rimane inalterata, sicuramente siamo una bella squadretta. Grazulis ci ha preso gusto, cioè nei finali veramente di ghiaccio. Ma sì, sono sinceramente felice per lui, perché in questo secondo anno si sta dimostrando l'uomo che credevamo già l'anno scorso fosse. E secondo me davvero uomo del nord, ha bisogno di tempo per mostrarsi e adesso lo sta facendo, si è integrato bene con i ragazzi e quindi sono felicissimo per lui. Probabilmente tutti nel palazzetto si aspettavano che la palla arrivasse ad Adrian, certo, e, o se non ad Adrian magari a Juan, e quindi con 4 secondi alla fine e con la fisicità che ha dimostrato di avere Trento, avremmo creato probabilmente un tiro difficile e quindi su uno dei nostri schemi della rimessa la palla va al 4 e poi, come dicevo prima, c'è un blocco cieco e noi speravamo nel giro di cambi per avere poi nell'ultimissimo secondo un piccolino contro Delia e quindi dall'alta per fare un carico facile. E così poi non è stato, ma come dicevamo prima il mismatch c'era, però il tiro è molto difficile e ci vogliono quelle mani lì e per fortuna Andre ce le ha. Allora, prima della pagina meteo che usualmente chiude questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo anche la possibilità di vedere i vostri presepi e i vostri alberi di Natale. Per fare in modo dovete chiamare lo 040 300 500 interno 3 oppure scrivere a redazione @tele4.it o commerciale @tele4.it e poi così vedremo di accontentare la vostra richiesta. Chiudiamo soltanto
chiedo scusa, con, dicevo, il meteo. La previsione per domani: mattinata cielo variabile sui monti e nuvoloso su pianura e costa, dal pomeriggio coperto con piogge che in serata saranno abbondanti su pianura e costa, mentre sulla zona montana avremo neve abbondante fino a fondovalle, 300 metri circa, oltre i 500 metri circa sulle prealpi Giulie e sulle colline orientali. Dalla sera fenomeni più intensi con vento sostenuto di scirocco sul mare e da nord-est in pianura, da sud in quota. È tutto, ci vediamo alle 17.30 con Trieste in diretta, poi alle 19.30 il telegiornale della sera. Buon pomeriggio, arrivederci.